Foggia e nel territorio di Foggia si sono verificati dei fatti che sono stati, a nostro avviso, sottostimati, che gli stessi inquirenti ritengono gravissimi, sui quali c'è stata, tranne la importante azione di informazione degli organismi di stampa locali, da parte dei grandi media nazionali, c'è stata una sottovalutazione. È qualcosa di particolarmente preoccupante perché su questo territorio, non parlo soltanto della zona del Gargano, parlo di Cerignola, parlo della stessa città di Foggia, si registra una presenza molto inquietante e forte della criminalità organizzata, ma altresì si registra una scarsa reazione da parte dei commercianti, da parte degli artigiani, da parte della società civile di un'area così importante al nostro paese. Per questo è importante far sentire, anche come vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, la nostra vicinanza alle forze dell'ordine, alla procura, al prefetto, cioè a tutti coloro i quali rappresentano lo Stato e che hanno una sensazione purtroppo fondata anche un po' di isolamento da parte del governo centrale. E poi posso aggiungere anche che una certa sottovalutazione delle questioni mi sembra presente in maniera diffusa in Puglia. E con una riemersione di una cultura che tende a sminuire, come dire, la pressione delle organizzazioni mafiose sul territorio. Ricordo un po' la Sicilia degli anni 70-80 da questo punto di vista, anche sui gravissimi, assolutamente gravi fatti di Brindisi, credo che una riflessione più attenta e non una rapida derubricazione alla tesi del pazzo isolato vada fatta.